Ciao, sono Indro Montanelli, giornalista italiano morto nel 2001, mi conoscerete. Ripeto, questa guerra è stata come una bella lunga vacanza. Partì volontario per l'Africa orientale nel 35 come topolino, fu un'esperienza bellissima, no? Considerandola oggi, con la mia maturità di oggi, un'avventura di una stupidità senza fine. Ma immaginate un ragazzo di 24 anni, messo al comando di una banda indigena, con 100 uomini neri, lui solo bianco, buttato all'avventura in quella guerra che di combattimenti ne ebbe molto pochi, non voglio passare per un gran guerriero affatto. Ripeto, contribuì a fare una cosa sbagliata, un'autentica fregnaccia, qual era quella di costruire un impero nel 35 quando coloro che lo avevano lo stavano già liquidando perché erano cose antistoriche, ma io a 24 anni non potevo capire. Ebbi 2 anni di vita all'aria aperta, bella, di avventura, in cui mi credetti un personaggio di Kipling. Avevo anche una giovane moglie, sì, una bellissima ragazza di 12 anni, pare avessi scelto bene. Scusate, ma in Africa è un'altra cosa. Aveva 12 anni, ma non mi guardate come un giro limoni. A 12 anni quelle lì sono già donne. Beh, avevo bisogno di una donna, e come? A quell'età, beh, si capisce. Me la comprai assieme a un cavallo e a un fucile, tutta 500 lire. Era un animalino docile, sì. Io gli misi su un tucul con dei polli e poi ogni 15 giorni mi raggiungeva ovunque fossi. Come si chiamava? Si chiamava Milena. Fatima, si chiamava Fatima. Insomma, arrivava questa mia moglie con la cesta in testa, mi portava la biancheria pulita, la stendevo per terra nella tenda e nick, 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 come si diceva allora. No, non c'è stata nessuna violenza. No, le ragazze in Abissinia si sposano tutte a 12 anni, non è questione. Se lei vuole istituirmi un processo a posteriori, non è proprio il caso. Poi roba vecchia, sì, acqua passata. Quando sono venuto via, le ho fatto fare una fotina in bianco e nero, che se volete ve la faccio vedere, ce l'ho qui con me. Ecco Fatima, simpatica ragazza, mia dolce conquista africana. Ridete? Perché poi l'ho lasciata e me ne sono tornato a casa. No, la cosa non le interessava minimamente, anche perché la cedette a un personaggio molto più importante di me, che era il generale Pirzio Biroli, un vecchio coloniale, un buon soldato, accusato poi nel dopoguerra di crimini di guerra, ma era uno che sapeva il fatto suo, coraggiosissimo, ed era abituato ad avere un suo piccolo harem, naturalmente, un po' come tutti lì in colonia. No, io ero monogamo per ragioni evidenti, non potevo consentirmi grandi lussi, ma insomma, quello che potevo fare. Io compiango i giovani che non hanno avuto una simile esperienza.